Il mio primo impatto col sistema albero da bambino è stato quando mio nonno mi portava con sé nel cortile di casa e mi mostrava come potare, come lui potava, come raccogliere i frutti, come curare le piante che erano presenti nel nostro cortile. Mi insegnava queste cose ed era come se fosse un gioco. E io ero lì che ascoltavo incantato come solo un bambino può essere. L'estate 2021 è stato uno degli eventi più drammatici della storia degli incendi della Sardegna e di tutto il Mediterraneo. L'incendio che ha distrutto, letteralmente polverizzato, 25.000 ettari di suolo. E lo ha fatto in maniera straordinaria. Fino a 10 centimetri di profondità il suolo è stato completamente fuso. Qualunque cosa è stata distrutta. Ecco, questo evento si è creato proprio per delle condizioni climatiche estreme. Vento, temperatura del mare, dell'aria. Questo ha creato un incendio che neanche gli esperti di incendi sono riusciti ancora a spiegare. La prima cosa che si nota è il silenzio, questo quasi silenzio ovattato che circonda tutto quello che è cenere, nero, rami bruciati e quant'altro. Non si sente nessun insetto, nessun animale volare. Una delle più grosse perdite è la perdita di un albero millenario. Praticamente era un albero che per la sua imponenza colpiva e ora sono rimaste solo delle branche semibruciacchiate che stanno ripartendo. E questa è legata alle capacità dell'albero, riuscire a partire anche dopo eventi disastrosi. Questo incendio andava studiato, andava capito perché è successo e in che modo si poteva agire. Ovviamente il primo step è stato proprio quello di rigenerare il suolo. Oggi stiamo completando questa fase, che è fondamentale, perché il suolo è completamente evaporato. Questo significa che anche gli scheletri degli alberi che erano rimasti sono stati trasformati in materia organica che ha permesso di rinutrire questo suolo. So globally what we're seeing is a decrease in all types of pollinators, including bees. And this is for numerous different reasons. Obviously, climate change has a huge number of impacts, such things as wildfires that we're seeing here in Sardinia. The bees then lose their habitat because of those fires. But also the increased temperatures that climate change brings also adds stresses to the pollinators. So all pollinators are incredibly important to all of us. So even if we don't see a bee, it is really helping us in our lives. Without bees, we wouldn't have many of the foods that we rely on. We're talking about the fundamental foods that we need as humans to survive and all of the other life around us. So really pollinators are absolutely vital to ensure that all of this wonderful bush behind us stays the way it is. And without our pollinators, we just wouldn't be seeing this level of green. L'intero progetto di Extreme E copre 4-5 ettari che verranno completamente recuperati in un'area molto più vasta, che è un'area di 52 ettari, che è l'area che ha preso in carico MITSI, la nostra area di conservazione. Il nostro vero obiettivo è ricreare la biodiversità. La condizione ideale per i pollinatori, api, farfalle e tanti altri, e permettere quindi che questa foresta ridiventi un polmone in quest'area e riporti la vita. Forest for Bees è un ritorno alla vita perché permette quindi di risvegliare tutti quei meccanismi di fioritura, impollinazione, fruttificazione, predazione dei frutti, tutto quel ciclo che è legato all'esistenza di un bosco. Riforestare è solo il primo passo. Poi dobbiamo curare gli alberi, mantenerli e aumentarne la consistenza. Però non è l'unica soluzione, dobbiamo anche cominciare a rispettare quello che abbiamo. Well, I think nature can tell us so much. I think bees are a really good example of that. You know, they're collaborative. Together they create the most amazing honey. But only by doing that together, having their separate roles, but understanding what each other do and supporting each other. And hey, you know, that's what we need to do as human communities, but not just as humans, but able to understand how we're able to support the natural environment as it supports us.